Ciao a tutti, oggi vi parlo un po' di Siria. Ci sono due notizie abbastanza importanti. La prima, molto brevemente, è che l'esercito siriano ha riconquistato Palmira. E, sì, purtroppo hanno trovato che i resti storici, alcune parti della città storica sono state danneggiate, fatte esplodere dall'ISIS. Vi mostro un attimo qui che è tutto bello ghiacciato per terra. Vabbè, ma non era di questo che volevo parlarvi del rapporto delle Nazioni Unite che hanno compilato nei giorni scorsi e pubblicato. Cos'è che si può dire di questo? Beh, allora la mia opinione è che ci siano un sacco di, non dico menzogne, però di notizie non verificate molto, molto di parte, perché comunque si dice Nazioni Unite, in realtà si dice Inghilterra, Francia e Stati Uniti, sono queste le nazioni che. I paesi che contribuiscono a questi rapporti, quindi è molto, diciamo, filo occidentale. Quindi ripete le solite storie dei russi e dei siriani che hanno bombardato ospedali ad Aleppo. Sì, è un rapporto riferito all'anno scorso, agli episodi dell'anno scorso, e dopo che l'esercito siriano avrebbe bombardato la colonna di aiuti umanitari della Croce Rossa. E sì, tiene da chiedersi perché lo fanno. Ovviamente non è vero, non ha senso. Bisogna sempre chiedersi perché, che vantaggio avrebbe l'esercito siriano a fare questo. Mentre i terroristi avrebbero il vantaggio di incolpare l'esercito siriano. Allora, di questo rapporto però ci sono alcune cose a cui possiamo credere, sono le. So che sono molto di parte in questo, però nel momento in cui una persona accusa se stessa, in genere le si crede, qui non dico che le Nazioni Unite siano i ribelli di Aleppo, però erano sicuramente dalla loro parte, quindi erano finanziati dall'Occidente, quindi nel momento in cui un rapporto dell'Occidente ammette alcune verità scomode per i ribelli, beh, secondo me dobbiamo crederci. Cos'è che ammette? Prima di dirvi cosa ammette, vi ricapitolo un po' cosa si diceva da noi sulla storia di Aleppo. Prima di tutto si diceva che, tanto dico questo per dire, dare un esempio poca veridicità delle Nazioni Unite, delle loro affermazioni, è che in autunno dell'anno scorso si diceva che ad Aleppo c'erano 250.000 civili, ad Aleppo Est, quindi diciamo nella parte controllata dai ribelli, si diceva che ci fossero 250.000 civili e che non riuscivano a fuggire per colpa dell'esercito siriano che non rispettava le tregue o non imponeva le tregue e non le rispettava. E poi, quando Aleppo è stata liberata dall'esercito siriano, si è visto le stime le più generose dicono che tra civili e ribelli che sono usciti da Est Aleppo, che è stata completamente evacuata. Le stime più generose parlano di 110.000 persone contro le 250.000 che le Nazioni Unite ritenevano ci fossero, quindi avevano abbondantemente sovrastimato, più che raddoppiato, il numero di civili. Ma a parte questo, si diceva che l'esercito siriano e la Russia non permetteva l'arrivo di aiuti umanitari, che anzi venivano bombardati ovviamente, e niente, sì, che i ribelli erano assolutamente moderati, che stavano dalla parte della popolazione che voleva più democrazia, non voleva stare con Assad. Allora, cosa che dice invece il rapporto delle Nazioni Unite che è stato pubblicato qualche giorno fa? Beh, allora dice, prima di tutto,
i ribelli ricevevano, bloccavano le colonne di aiuti umanitari, prendevano tutto il cibo, tutte le cose che servivano e se le tenevano per loro, se le immagazzinavano e le vendevano a caro prezzo, ad altissimo prezzo, ai civili e alle persone, ai loro parenti, alle loro famiglie, insomma, le distribuivano e quindi la gran parte della popolazione viveva in uno stato pietoso, mentre i ribelli erano tutti belli pasciutti. Questa è la prima cosa. Dopo cos'altro si dice? Che i civili, anzi un'altra cosa che già aveva detto, c'è un video nel mio canale sull'arcivescovo di Aleppo. La sua audizione che ha fatto alla Commissione Esteri del Senato, diceva, tra l'altro lo guardavano come un marziano perché non avevano mai sentito queste cose, perché i nostri mezzi di informazione non le riportavano. Lui parlava invece dei bombardamenti che Aleppo Ovest subiva da parte dei ribelli e delle condizioni in cui viveva la parte ovest di Aleppo. Allora, in questo rapporto si conferma che i ribelli di Aleppo Est bombardavano la parte ovest della città con missili molto imprecisi, anche là dove non c'erano postazioni dell'esercito siriano, che era solo lungo i bordi della zona controllata. E quindi colpevoli di crimini contro l'umanità, così li definiscono anche loro. E dopo, l'altra cosa che si dice in questo rapporto è che i civili venivano usati come scudi umani dai ribelli. I ribelli si appostavano su scuole, su ospedali, sulle zone abitate dai civili per evitare di essere bombardati. L'ultima cosa, si dice che i ribelli non permettevano ai civili di fuggire quando c'erano i corridoi umanitari imposti da Russia e esercito siriano. I ribelli sparavano contro i civili che provavano ad allontanarsi. Quindi è esattamente il contrario di quello che dicevano i nostri mezzi di informazione. Ovviamente questo rapporto è stato accolto, come al solito, solo per la parte, è stato accolto, voglio dire, dai mezzi di informazione, solo per la parte che accusa invece la Russia e l'esercito siriano. Queste cose che sono scritte probabilmente non ve le dirà nessuno. Ma va bene, non voglio essere troppo pessimista, aspettiamo a vedere come vengono riportate queste notizie. E quindi, niente, anche io ammetto chiaramente di essere di parte, ma perché non ho nessuna fiducia nei confronti di questi ribelli. Ho sentito tante interviste fatte ai civili di Aleppo, sia est che ovest, e confermano queste cose, che i ribelli non erano assolutamente supportati dalla popolazione e erano colpevoli di questi crimini. Va bene, vi saluto, buona giornata, ci sentiamo, ciao.